Speriamo che non ci sia neve questa volta. Speriamo. Va bene, Ciao. grazie, grazie, grazie. Vabbè, molti la chiamarono neve artificiale, nel senso la partita venne rimandata, il Genoa ha giocato durante la settimana, il giovedì credo in Europa League, era molto stanco, qualcuno Sì. disse evidentemente No, c'erano l'hanno, sei giocatori che non potevano esatto, giocare. l'hanno in qualche modo voluta far rimandare quella In partita Serie C, perché... Serie B, nei tempi antichi succedeva spesso che i presidenti andavano con la pompa e innaffiavano i campi per farli allagare, per non giocare. Vabbè, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Intanto vi dico che nell'ultima parte parleremo anche del calcio dilettantistico, in particolare dell'eccellenza, anche perché per chi ci segue in diretta, fra mezz'ora le squadre scendono in campo per un altro turno infrasettimanale e c'è anche il nostro Terlizzi qui praticamente dalle nostre parti, anzi bisognerebbe andare a fare delle riprese, mi rendo conto che bisogna fare qualche ripresa, gioca col San Paolo, quindi chissà. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Ciao, ciao. sono Gennaro del gruppo Vaffone. Gennaro. Saluto il dottor Giua. Ciao. Sì. Dottor Giua, mi avete conosciuto? Gennaro? Il Baffone. Ah, sì. Avete... Ti tengo le spalle. allora, come si va? Tutte le cose, Vabbè, come... guarda la telefonata nostra, ce la facciamo poi. Devi rispondere al sondaggio come tutti gli altri. Il Ah, terzetto di difensori, Andrea Masiello, so che tu... Non vado lo oltre. so, è il Andrea Masiello, primo. Bonucci, Ranocchia, so che dice Andrea Masiello tutta la vita, È il giusto? primo, Belmonte o Raggi? Beh, più Belmonte che Raggi. Andrea, Salvatore Masiello, Parisi? Gazzi Salvatore Masiello. o Donati? E Gatti. infine Ghezzal, Rivas? Rivas. Rivas. Grazie Gennaro, un abbraccio forte. A presto. Pubblicità, poi torniamo insieme. Però non so se li mettessero contemporaneamente tutti questi Sì, giocatori che sì. vengono, non so cosa Che squadra verrebbe succederebbe, che fuori? Va squadra bene, viene fuori. fermiamoci. Intanto chiedo a Cristian Siciliani di raggiungermi in studio. A fra poco. Rieccoci insieme col bianco e rosso TV Sport, con il nostro ospite il dottor Giovanni Giua, webmaster sito www.aziendabari.it. Non so se abbiamo già una telefonata. Sì, abbiamo una telefonata e anche dei messaggi. Pronto? Pronto? Sì. Sono Francesco Pontrelli da Bari. Ciao Francesco, nome e cognome. Ciao. Un mio sondaggio, in pratica, forse a differenza degli altri, preferirei vedere Ghezzal dalla destra e chiaramente Belmonte a destra perché è più Sì. tecnico. E tra i centrali preferirei chiaramente Ranocchia e Bonucci. E dopo a sinistra Parisi o Masiello. Salvatore Masiello? Parisi o Salvatore Masiello? Tecnicamente più Salvatore Masiello, Sì. lo vedo anche in nazionale, sinceramente. Va bene, grazie, grazie per il tuo intervento, Francesco. Intanto vorrei salutare un amico che ci segue da Milano, come molti, attraverso www.radiobari.net, che si chiama Luca Bottiglieri, vive lì, peraltro sta facendo diventare tifoso anche il suo figlioletto Dario, che salutiamo. Vero l'interessamento persuaso e non mi risulta. E poi un amico scrive sui messaggi: le mie scelte Belmonte, Salvatore Masiello, Gazzi e Ghezzal, Ranocchia e Andrea Masiello sullo stesso livello per quel che riguarda i centrali di ieri e di oggi. Ancora un amico scrive: come si fa a designare un arbitro leccese per una gara così delicata? Si chiede un amico che si chiama Mario. E poi ancora Ranocchia, Bonucci e Andrea Masiello insieme in nazionale. Questo è ovviamente l'augurio che rivolgiamo anche noi ai nostri tre Sì. Botte difensori ex e attuali. Pronto? piene e moglie ubriaca. Pronto? Buonasera, Salve, sono ciao. Eugenio, chiamo da Bari. Ciao Eugenio, un nome che ci ricorda un personaggio che è stato parecchi anni qui a Bari. Eugenio. Allora, Perfetti. certo. Dunque, per il sondaggio dico Belmonte, Andrea Masiello, Parigi o Salvatore Masiello? Salvatore Masiello. Gazzi o Donati? Ghezzal Gazzi, Ghezzal, Rivas? perché Rivas è troppo solista. Va bene, ok, grazie Eugenio, un abbraccio, grazie. Vabbè, questione di punti di vista, alla fine non stiamo scontentando nessuno, la gente mi sembra abbastanza... Sicuramente Ghezzal c'ha Mentre più... su Belmonte Raggi vedo una torna netta preferenza indietro. su Belmonte, mi sembra di capire, confermami, ho questa sensazione che i tifosi Sì, preferiscono, però a è Raggi va che dato indubbiamente il Belmonte tempo. l'abbiamo cresciuto noi, Infatti, Belmonte. infatti, vabbè. Però insomma, Raggi non è stato male, l'ultima partita specialmente ha giocato molto bene. 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta su Telebari, su Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. Altro amico in linea, pronto? Pronto?
Ci dovrebbe essere qualcuno. Pronto? Eccoci. Pronto? Qua. Sì, eccoci. Ciao. Pronto? Eccoci. Ciao. Ciao, ciao. Sono Vittorio. Un saluto. Ciao, ciao Vittorio. Ciao, ciao. Io tra tutti i giocatori su uno non ho nessun dubbio del Gazzi. Uh-huh. Io Gazzi lo farei giocare sempre, anche con una gamba. Va bene. Mentre basta... per il terzetto di difensori centrali vecchi e nuovi? Masiello. Andrea Masiello. Parisi, Salvatore Masiello? Salvatore Masiello e Belmonte. E Belmonte. E avanti Gazzarrivas? Ma che voglio dire, non si può neanche paragonare Gazzarrivas. Cioè? Rivas di gran lunga. Va bene, ok, grazie per il tuo intervento, grazie. Va bene, 080-501-9998, per ora vorrei vedere un po' di calcio, calcio dilettantistico, campionato d'eccellenza, poi riprendiamo con le telefonate, perché il Terlizzi sta per scendere in campo contro il San Paolo, altra squadra di Bari, parliamo della sesta giornata di campionato, nella quinta però vediamo cosa ha fatto il Terlizzi contro il Liberty Monopoli, vediamo com'è andata. La respinta da parte della difesa. Poi la battuta a rete da parte di Cantatore e la palla in rete, si sblocca il risultato dunque al comunale di Terlizzi. Sgoccioli di partita, attacca ancora il Liberty, Medico prova a girarsi al limite dell'area, viene fermato ma in maniera irregolare, così la pensa almeno l'arbitro, ci sono le proteste vibranti da parte dei difensori terlizzesi, la rincorsa di Zotti. La battuta da parte di Zotti e la palla in rete. Proprio al scoccare del terzo minuto di recupero arriva il pareggio da parte del Liberty. Abbiamo visto questo gol, beh, a me non c'era la punizione dal limite, se proprio ora la punizione di Zotti è stata perfetta, del resto Zotti è di categoria superiore. Niente da fare, Terlizzi non riesce ancora a vincere in questo campionato, 3 pareggi e 2 sconfitte sino a questo momento. Partita peraltro molto nervosa, 10 ammonite e 1 espulso. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, buonasera. Eccoci. Ciao, ciao. Sono Gian Domenico da Bari. Ciao Gian Domenico. Allora, approfitto per salutare 2 assidui ascoltatori, Giuseppino e Toni innanzitutto. Va bene, va bene. Per il sondaggio dico Andrea Masiello. Sì. Belmonte. Sì. Salvatore Masiello. Sì. Gezzal, uh-huh. Ancora? E Gazzi. E Gazzi, va bene. Posso aggiungere un'altra cosina? Vai. Se è possibile cercare di mediare con la società, perché l'anno scorso, uh-huh, quando si raggiunsero i risultati, c'era una, sì, certa tranquillità, sì, io ho l'impressione che le partite, ad esempio, di Bergamo, uh-huh, o di Siena, sì, ci sia sotto qualcosa. Addirittura. Io spero che quest'anno, uh-huh, quando avremo raggiunto certi obiettivi, tipo la quasi sicura salvezza, il Bari tenga ancora il piede sull'acceleratore, insomma, in questo quegli vuol dire. Errori. Va bene, grazie, okay. Grazie, grazie. Beh, dire c'è sotto qualcosa, insomma, mi sembra un po' eccessivo, però indubbiamente il Bari sollevò il piede dall'acceleratore in un certo momento del campionato. Ci, vabbè, sono sempre momenti di alto e basso, dire che ci fossero delle combine. No, no, questo non ha parlato di combine, c'è qualcosa sotto, non ha parlato di combine, non vogliamo neanche, no, pronunciare questo termine. No, non mi sembra proprio. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Gianfranco. Ciao Bari. Gianfranco, ciao, un ciao. Un saluto anche all'ospite. Ciao. Niente, per quanto riguarda il sondaggio, io ritengo che sia in questo momento il più bravo in difesa dei 3 centrali, secondo me, è Ranocchia. Si è addormentato, dottor Giù. Oh. Come? La sta annoiando la trasmissione. È la tosse, ciao. Va bene. Dicevo, Ranocchia come difensore. Sì. Per quanto riguarda l'esterno destro, quindi il terzino destro, diciamo, Belmonte mi sembra, sì, abbastanza più avanti. Parisi, sì. Parisi. Poi Donati, più tecnico. Sì. Gazzarrivas? Per me Gezal è un giocatore ancora che non si è espresso, non si è ancora espresso, quindi Rivas in questo momento potrebbe... Un'altra cosa volevo aggiungere, il fatto che loro tornino indietro, sì, a difendere. Sì, sì. L'ultima volta lì a Milano non è che abbiano fatto così bene, in quanto, mm-hmm, hanno procurato 2 rigori. Quindi io a questo punto preferirei che fossero sempre determinati avanti, in avanti. A non combinare guai in difesa. Esatto. Va bene.